Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parleremo di una mod aggiornata 1.7.10, molto interessante e molto semplice. Questa mod è stata aggiornata finalmente 1.7.10 e si chiama Dimensional Door. Eccola qua, Dimensional Door. Allora, che mod è e come funziona? Allora, prima di tutto abbiamo la Dimensional Door, che è la nostra prima porta che possiamo craftare. Anzi, no, sarebbe quella di legno, però, che è la più facile. Però quella principale è la Dimensional Door. Si crafta con due Iron Door, una stable fabric che si fa con World Thread e Ender Pearl. Poi vi faccio vedere come si droppano i World Thread. Allora, come potete vedere, questa porta da dietro non ha nessuna animazione e davanti sì. Guardate. Dietro non c'è niente, davanti c'è un portale. Allora, questo portale ci porta in un'altra dimensione. Bam! Io già me la sono preparata. È fatta di questi Fabric of Reality. E praticamente sono soltanto dei blocchi neri totalmente vuoti. Dovrebbe essere larga 3 chunk per 3. La dimensione non è infinita. E ho creato all'interno degli altri portali per farvi capire una bellissima cosa. Questo è un altro Dimensional Door uguale a quello. Se io lo creo all'interno della dimensione, se ne crea un'altra. Infatti in questa dimensione ho messo questi blocchi per far vedere che praticamente siamo in un'altra dimensione. È 3 e 1, quindi praticamente è fatto con Alteric Fabric, che è un altro blocco che adesso vedrete in un'altra dimensione. Allora, questa è sempre una Dimensional Door, questa invece è una Warp Door. La Warp Door serve per ritornare nella dimensione terrestre. Si fa con 2 Wooden Door e un Ender Pearl. Messa all'interno di una dimensione vi farà spawnare alle coordinate del mondo reale identiche a quello del mondo creato. Quindi in questo caso noi ci teletrasporteremo in un'altra porta. Eccola qua. Questa qui. La vedete? Perfetto. Quindi siamo teletrasportati in un'altra porta. Però sempre nella stessa, nell'altra dimensione. Oh, perché sempre le uova mi ritornano? Vabbè. Poi rientriamo nella dimensione. Qui abbiamo la Golden Dimensional Door. Questa porta non la posso aprire perché praticamente io ho messo una chiave e l'ho buttata. Quindi attenti a non buttare le chiavi, ragazzi. Questa porta come si crafta? Si crafta con 2 Golden Door e uno Stable Fabric. I Golden Door si fa con 6 di gold, quindi non è difficile da craftare. Crea un'altra dimensione leggermente più grande e più stabile in confronto a quella della Dimensional Door classica. Poi abbiamo qui di fronte un'altra porta, che è la Personal Dimensional Door. Questa l'ho boundata con questa chiave, ragazzi. Le Rift Key si craftano in questa maniera: 2 gold e un Ender Pearl o 2 chiavi unbound per crearne una, quindi non è molto sensato, però va bene. Allora, ragazzi, questa chiave basta cliccare sopra la porta che vogliamo boundare alla chiave e ci verrà scritto bound, appunto. E ci verrà un lucchetto sopra alla porta. Io che sono in creative posso aprirla e chiuderla quando voglio. Con questo colore aperto, questo colore chiusa. Quindi adesso io la apro. Ci andiamo dentro. E questa è la Personal Dimensional Door. È totalmente in bianco in questo caso la dimensione, con gli Altered Fabric. E è una personale dimensione, quindi ognuno avrà una sua dimensione personale totalmente. Nessun altro potrà entrarci. Giustamente voi avete anche una chiave che potete chiudere, quindi non avete nessun problema. In questo caso è chiusa. Allora, come si fa la Personal Dimensional Door? Si crafta in questa maniera: 2 Golden Door e uno Stable Fabric uguale. What the fuck? Creata Patchway, mi sa che questa bisogna per forza metterla in creative, perché effettivamente si fa con il crafting dell'altra, della Golden, quindi non ha molto senso come cosa. Golden e Stable Fabric, questa è Golden e Stable Fabric, quindi c'è qualcosa che non quadra, vabbè. Poi ragazzi, in questa mod viene lo stesso aggiunta un'altra porta che vedremo qua fuori, ma viene aggiunta anche una spada molto simpatica e una Trap Dimensional Door. Questa non fa altro che essere come la, diciamo, come si chiama, la, non mi viene il nome, la porta di legno, se non erro. Vediamo un po'. È per uscire. Guardate, sono uscito dalla stessa dimensione, quindi è una via di fuga senza creazione del portale di ritorno. Quindi è una via di fuga direttamente dalle dimensioni. Si crafta con 2 trapdoor e un Ender Pearl. Poi abbiamo detto, questa spada si chiama Riffle Blade e si fa 2 Stable Fabric e un Blaze Road. Questa porta ha una caratteristica particolare. Adesso io romperò, vediamo un po', la porta questa di ferro. La rompiamo, se ci riusciamo, bam. E si creerà questo rifle. Il rifle, come lo volete chiamare, è in pratica un rimasuglio tipo Ender che praticamente vi dovrebbe portare in quella dimensione. Con questa spada, senza avere la porta o il portale in mano, potete cliccare sul rifle e creare una porta temporanea alla dimensione. Dopo un tot si dovrebbe chiudere da sola. Vediamo un po' se ho ragione. Chiuditi però. Vabbè, intanto che lei si chiude, io voglio provare a fare un'altra cosa.
Da quello che avevo visto si poteva utilizzare anche come teletrasporto, ma penso l'abbiano levata come cosa. Posso pure richiuderla? No, questa si dovrebbe chiudere da sola passandoci all'interno e ritornando indietro. Allora, questa è la porta di ritorno, giusto? No, questa è la porta dell'altra dimensione. Ok, adesso mi perdo in mezzo alle dimensioni. Perfetto, sono tornato alla dimensione normale e non c'è la porta. Quindi è sparita del tutto. Questo rifle è pericoloso perché in pratica se rimane in questa maniera instabile o a fianco ad altri rifle, può succedere che si mangia il terreno circostante. Adesso ne aprirò alcuni. Vedete? Adesso dovrebbe mangiarsi la roba e ci dovrebbe creare per terra quella rubina che serve per craftare altri oggettini. Ragazzi, avete visto? Avete visto cosa ha fatto? Si è allargata, ha cominciato a mangiare per terra e dovrebbe ogni tanto da questi buchi che sta generando droppare quei fili che ci servono per craftare. Vediamo un po' se ci capita a fortuna. Non lo so se ci capita a fortuna uno di quei fili. In pratica l'unico modo per recuperare quei fili per i crafting un po' più grandi delle porte è creare un rifle instabile, ragazzi. Trovarlo che si mangiucchia tutta la roba e cresce. Quindi tutto quello che si mangerà intorno, eccolo qua, ci ha dato il World Thread, eccolo qua. Quindi per levare questi cosi che sono pericolosissimi, che si mangiano nel nostro mondo, bisogna utilizzare il Rifle Remover, che si fa con Gold e Ender Pearl. Rimuoverà con un click nell'aria tutto il rifle che si è formato, ecco qua, stanno sparendo tutti. Perfetto, quindi non avremo più pericoli. Poi abbiamo il rifle signature. First click store a location, second click create a pair of rifle. Quindi io posso fare una cosa del genere per creare dei portali nella stessa dimensione. Per farvi capire, posso fare rifle signature, location e creare un rifle qui. Quindi posso metterci una warp door sopra, se non erro. Il rifle si dovrebbe spegnere, no, perché non ce l'ho messa sopra perfettamente, quindi adesso la devo pure rifare. Ok, door, dov'è? Mi serve una warp door. Ok, prima dobbiamo levarli, perché sennò ci abbiamo il rischio che se ne forma un altro. Ecco qua. Qua ne creiamo uno. Ecco qua. Abbiamo creato la location per un rifle e ne colleghiamo uno di qua. Quindi creeremo un portale tra una dimensione e l'altra. Con il warp noi, agganciandolo in questa maniera, eccolo qui, dovremmo poter teletrasportarci di là. Vedi? Vedi? Che figata, potete creare dei teletrasporti tra una casa e l'altra. Guarda che figata. Dun dun. Quindi posso usare pure come teletrasporti per casa. Molto interessante effettivamente. Poi abbiamo una porta che adesso si era rotta, che si chiama un stable door. Lo stable door si crafta con due dimensional door e un eye of ender. Allora, questa porta ci porta random nel mondo, però ci può portare vicino a un portale particolare. Allora, vediamo un po'. Random, ecco qua. Guardate ragazzi, ci ha portato teletrasportati a fianco a un portale particolare. Questo portale porta a una dimensione totalmente diversa, fatta di labirinti e trappole. Adesso vi faccio vedere soltanto com'è fatta. Ok, siamo entrati in questa dimensione. Da qui è l'unica strada per poter ritornare, ricordiamocelo. Abbiamo trovato una dimensione abbastanza semplice, non so come possa funzionare. Non c'è nient'altro, mi sembra. Sto girando intorno per vedere se c'è qualche altra zona. Penso che sia una specie di... scopri dove si va, ok. Qui sotto c'è l'impianto. Oh, si è aperto qualcosa? Un buco? Mi butto nel buco? Ok, un'altra porta, i due chest con della rubina dentro. Oh, roba buona. Invece grabbiamo tutto. Ecco qui, preso tutto. E andiamo nell'altra porta. Giustamente è un labirinto infinito, può portarvi dappertutto. Vediamo un po' qui dove siamo finiti. Siamo finiti nel Nether? No, più o meno. Cioè, sono tutte delle dimensioni particolari create apposta. Dove potete trovare chest, world thread, smeraldi, diamanti, chest con vari ricompense all'interno e tutti i posti da esplorare. Giustamente voi vedete il Fabric of Relay, però Relay, vabbè, potete anche trovare sicuramente dei punti vuoti, quindi potreste andare a finire di sotto. In questo caso abbiamo trovato una dimensione molto simile al Nether. E infatti qui ci sono dei portali chiusi, ragazzi, anche a mezzi distrutti. È molto particolare la situazione. Lo scopo è trovare l'altro portale per andare avanti. Vediamo un po' dove potrà mai stare un portale per andare avanti. Eccolo qua. Abbiamo trovato una stradina che porta sotto a un'altra porta e ci porterà in un'altra zona, un labirinto. Cioè, guardate che figata.
con dell'acqua sotto, sempre nel vuoto, dove ci sono diversi portali da raggiungere. 1, 2, 3 e 4. E noi dovremmo fare tipo parkour da un coso all'altro per arrivare alle porte. Adesso vado così, giusto per vedere un'altra porta. E poi ci salutiamo. Se non erro, ci dovrebbero stare anche delle trappole. In questo caso ancora siamo stati fortunati. Non so cosa facciano questi occhi monolith, però sono dei mostri molto potenti. Hanno 57.000 di vita. Io direi in questa dimensione di non entrarci, ragazzi, se avete molta FIFA. Dovrebbero trovarsi anche delle trappole. Questa che cos'è? Questa va in giù, ragazzi. Una scalinata che va in giù. Guardiamo un po' com'è fatta. Ok, ok, ok. Siamo andati in giù. Andiamo in giù, vediamo un po' un'altra. Che figata. Oh, 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 oh. Era una trappola. Moriamo acciaccati qua, abbiamo andato troppo veloci, ragazzi. E di qua c'è un'altra porta. Con la Wooden. Che ci fa uscire dalla dimensione, quindi dal punto dove siamo entrati. Un'altra scalinata. Ci fa risalire. E lì c'è una porta di legno, ragazzi. E ritorniamo indietro. Quindi è un intero labirinto da esplorare, dove ci si può anche perdere effettivamente, che ha diversi reward e diverse chest, e ha anche questi mob molto pericolosi che aprono gli occhi. Effettivamente è una bellissima mod. So che c'è anche un'altra cosa, che praticamente se si muore in questa dimensione si va in una dimensione alternativa totalmente buia. Adesso provo a morire al volo. Ecco qua, visto che sono andato in adventure come se fossi morto, perché in pratica gli occhietti, quelli cattivi, mi hanno mirato e ci hanno portato direttamente in un'altra dimensione, una dimensione totalmente buia, ma proprio totalmente buia, dove si casca, eccola qua, dove ci stanno questi occhi cattivi che ci osservano e noi dobbiamo riuscire ad uscire da questa dimensione. Per poter uscire da questa dimensione l'unico modo che abbiamo per tornare al mondo reale, guardate gli occhi che ci osservano, voi guardate troppo buio forse non riuscire a vederlo, dovete arrivare alla parte più bassa di questa dimensione e trovare una zona d'acqua. Tuffandovi all'interno della zona d'acqua potete ritornare nel mondo normale, ragazzi. Probabilmente io non ci riuscirò perché è troppo, veramente troppo buio per trovare una via di uscita. E posso dirvi direttamente, ragazzi, questa è la Dimensional Door, aggiornata 1.7.10. Troverete il link in descrizione come sempre. E ci vediamo alla prossima puntata delle mod. Ciao ragazzi!